Buonasera e bentrovati con una nuova edizione del TG Alto Tevere. A seguito dei furti che si sono verificati nei giorni scorsi in tutto il territorio dell'Alto Tevere, i carabinieri hanno intensificato i controlli da Citerna a San Giustino fino a Città di Castello. Le azioni di prevenzione continueranno anche nei prossimi giorni. Vediamo il servizio di Cristina Crisci. Mentre continuano le scorribande dei ladri nel territorio, con alcuni piccoli furti in appartamento segnalati anche in questi giorni, i carabinieri della compagnia di Città di Castello, proprio per aumentare la percezione di sicurezza della popolazione, hanno intensificato i servizi di controllo del territorio, coinvolgendo anche San Giustino e Citerna, diversi posti di blocco nelle principali vie di collegamento dell'Alto Tevere e nei luoghi della Movida. Nel corso delle attività sono state 45 le autovetture controllate ed oltre 60 le persone identificate. Le verifiche alla circolazione di mezzi e agli automobilisti hanno consentito di contestare alcune infrazioni alle norme del codice della strada. Nel corso dei controlli, inoltre, è stato fermato un 45enne italiano in seguito a un incidente stradale ed è risultato positivo all'etilometro, mentre due ragazzi sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish e segnalati. Le attività dei carabinieri continueranno anche nei prossimi giorni, in occasione delle numerose manifestazioni che si svolgono nel territorio. E parliamo ora del Festival delle Nazioni. Nel suggestivo Auditorium San Giovanni Decollato di Città di Castello, in occasione dei 100 anni dalla scomparsa di Giacomo Puccini, si è tenuto un concerto con i giovani interpreti della Fondazione Luciano Pavarotti, alla presenza della presidente e moglie del maestro Nicoletta Mantovani. Un legame con Città di Castello ed il Festival delle Nazioni, iniziato già 27 anni fa. Ci racconta tutto Alessandra Chieli. Festival delle Nazioni, concerto con i giovani interpreti della Fondazione Luciano Pavarotti. Ed in ricordo è andata quella serata memorabile del Festival del 1997 con due mostri sacri sullo stesso palco, Luciano Pavarotti e Vittorio Gassman. Ho un ricordo incredibile perché fu una serata veramente molto emozionante che Luciano portò veramente nel cuore fino alla fine, perché è una serata irripetibile, perché anche per lui poter fare uno spettacolo insieme a un mostro sacro come Vittorio Gassman e vedere la loro arte insieme è veramente una cosa irripetibile ed è stato un momento magico in una città magica all'interno proprio di un festival straordinario che sa regalare questo tipo di emozioni, quindi fu una cosa che lasciò veramente un grande ricordo a tutti quanti. Pavarotti aveva questo amore per i giovani. Sì, Luciano amava profondamente l'opera lirica e quindi voleva assolutamente che l'opera lirica fosse per sempre e capiva che il per sempre era legato proprio alle giovani voci e ha fatto di tutto per coltivare le giovani voci attraverso un importantissimo concorso di canto che si faceva a Filadelfia in giro per tutto il mondo, dando sempre lezioni gratuite a tutti i giovani che si presentavano alla porta e anche aiutando tantissimi giovani a debuttare e molti di loro adesso sono le stelle più importanti del mondo della lirica e non solo. Quindi piace tantissimo e per lui questo aiuto ai giovani era fondamentale come lo fu poi per lui, perché da giovane lui fu aiutato gratuitamente da un tenore, tra l'altro, e lui non se lo dimenticò mai e disse sempre: io voglio ricambiare tutto quello che ho ricevuto e voglio assolutamente che l'opera abbia un futuro. Quindi noi non insegniamo canto, ma proviamo a dare un palcoscenico a questi giovani che si possano far notare dagli agenti, dai teatri. E quindi è anche misurarsi con loro stessi, col pubblico, che è importante perché uno studia, ma poi il palco serve per formarsi. E noi cerchiamo di riempire, diciamo, questo buco che c'è tra la preparazione e l'inizio di una carriera. E nelle occasioni speciali come stasera, li chiamiamo chi è già in carriera, chi è già partito, diciamo, per questo percorso. E quindi ci fa sempre piacere ricordare Luciano e tutto quello che è stato importante per Luciano insieme proprio a questi giovani dalla veramente promettente avvenire. Arrivata a Venezia con il compagno e il regista Tim Burton, Monica Bellucci ha calamitato le attenzioni di tutti. A poche settimane dal 60° compleanno è una delle attrici più amate del mondo. Per noi, Barbara Perissi.
Monica Bellucci è sicuramente l'ultima grande diva italiana. Dopo l'epoca di nomi come Sofia Loren, Gina Lollobrigida, Claudia Cardinale e Virna Lisi, l'unica vera grande diva italiana è Monica Bellucci, che da anni incarna sensualità e fascino all'italiana. Icona di stile e di bellezza nostrana senza tempo, Monica Bellucci riesce a catalizzare su di sé l'attenzione mediatica in ogni sua uscita pubblica. A Venezia, insieme a Tim Burton, fasciata da un abito firmato Vivienne Westwood, Monica Bellucci ha letteralmente incantato tutti. Protagonista di Beetlejuice, Beetlejuice, film del 2024 diretto da Tim Burton, Monica Bellucci rimane una delle dive più amate al mondo. Beetlejuice è stato presentato in anteprima assoluta ieri come film d'apertura fuori concorso e sarà nelle sale il prossimo 5 settembre. Per Monica Bellucci, che non ha mai nascosto l'età e che si è, dice, adeguata al passare del tempo, davvero una carrellata di successo. La ragazza, che è partita dal Tifernate per arrivare nell'Olimpo del cinema, è l'unica grande, come abbiamo detto, diva del cinema italiana da esportare nel mondo. E torniamo a Città di Castello, dove stamani in conferenza stampa è stata presentata l'edizione 2024 di Tiferno Comics dal 7 settembre a Palazzo Facchinetti. Un'edizione molto femminile a partire dall'artista Vanna Vinci, a cui è dedicata. Sentiamo. Vanna Vinci è una donna, la protagonista dell'edizione 2024 di Tiferno Comics. Cosa potremo vedere in mostra? Ci sono molti lavori, diciamo che è una panoramica di tutto il lavoro che ho fatto dall'inizio degli anni 90, direi sino adesso. Anche un excursus di tematiche, di personaggi, di narrazioni differenti, anche di stili differenti. È proprio una sorta di rivisitazione, anche per me, di memoir della mia vita artistica e professionale. Conosceva Città di Castello? No, non ero mai venuta prima, anche se sono stata in Umbria, quindi casualmente non è capitato di venire qui, però la città è bellissima ed è stata anche fonte di ispirazione per quanto riguarda l'immagine della mostra. Una città piena di scorci, oltre che di monumenti, e anche dintorni. Ci tornerò da turista. La mostra del fumetto 2024 inaugurerà il 7 settembre a Palazzo Facchinetti e verrà realizzata una conferenza stampa il 7 alle 16 qua in Sala Consiliare a Città di Castello. Ci sposteremo poi appunto tutti quanti assieme a Palazzo Facchinetti, dove è attualmente in allestimento la mostra. Sarà una mostra nuova che racconterà i passaggi, appunto il titolo è Vanna Vinci Passaggi, della carriera dell'autrice, dalle storie di formazione giovanili alle biografie delle grandi donne del passato, come la Callas e la Marchesa Casati. Ed è stato assegnato all'ex pilota automobilista René Arnoux il Memorial Pietro e Angelo Barbetti. Ieri a Gubbio tanti i fan che hanno ascoltato il racconto della sua lunga carriera. Da domani a Gubbio inizieranno le operazioni preliminari del trofeo Luigi Fagioli. Sabato ci saranno le prove e domenica alle ore 9 inizierà la gara. Vediamo. Sorriso buono e grande disponibilità ad autografare cappellini, caschi e foto. A bordo di una Ferrari sembra essere arrivato l'amico di tutti, invece è René Arnoux, ospite d'eccezione del lungo weekend della 59esima edizione del trofeo Luigi Fagioli, che dal 30 agosto al 1 settembre completerà in Umbria il campionato italiano Super Salita. Ad accogliere l'ex ferrarista francese una sala trecentesca gremita di fan, pronti ad ascoltare una delle figure più celebri della Formula 1. Ho provato le macchine moderne, sono cambiate molto. Per me c'è un po' troppo di elettronica sulle macchine. Se il pilota contava 60-40, adesso il pilota conta 40 e la macchina 60. Senza una macchina con delle performance altissime oggi non si può vincere. Senza dubbio un Verstappen, un Hamilton, un Leclerc, un Sainz, cioè, sono sempre bravi, perché sono sempre loro all'arrivo davanti. Però abbiamo visto anche la Mercedes quando è in crisi, Hamilton non fa più niente.
Una lunga chiacchierata per ricordare i suoi 18 anni di carriera, 11 in Formula 1, oltre 150 Gran Premi, 7 vittorie, nessuna al Mondiale. Ricorda ogni gara, ogni curva e ogni sorpasso e indelebile resta il primo incontro in Ferrari. «Sono andato senza regali e senza manager», ha detto, «e non abbiamo firmato nessun contratto». E alla domanda sul ricordo più bello della sua carriera, René risponde: che non ho mai lavorato, ho sempre fatto delle passioni. Mi piace di più l'Italia che il mio paese. C'è sempre il barretto dove tu senti i commenti. Immancabile un commento su Hamilton alla Ferrari. Per me è più una storia di marketing, pubblicità, diciamo una certa età. Non hai più la grinta per vincere un mondiale completamente, non hai più questo stimolo. Per lui è molto positivo, per la squadra ho dei grandi dubbi. E andiamo adesso a Sansepolcro, dove i giochi di bandiera aprono le feste del Palio. Sabato 31 agosto, tradizionale serata degli sbandieratori dedicata a due anniversari: gli 80 anni dalla distruzione della Torre di Berta e i 70 dal ritrovamento del San Giuliano di Piero della Francesca. Sentiamo il servizio di Paolo Tilli. Sicuramente per Sansepolcro le feste del Palio rappresentano l'apice per importanza, per la rievocazione del passato rinascimentale della città di Piero della Francesca, con l'assessore Francesca Mercati per annunciare gli eventi di questi giorni che sono importanti. Le feste del Palio. Sì, stiamo per entrare nel periodo più importante dell'anno per Sansepolcro. Per noi le feste del Palio rappresentano non soltanto un momento di gioia, appunto di festa, ma l'appuntamento con la storia, con la tradizione che vogliamo ogni anno onorare. Le feste del Palio cominceranno il 30 di agosto, continueranno fino all'8 di settembre, sono due weekend più tanti appuntamenti anche infrasettimanali, quindi davvero 10 giorni ricchi di occasioni differenti, varie, per tutti i gusti, quindi con rievocazioni storiche, concerti, teatro e poi naturalmente i giochi di bandiera e il Palio della Balestra, che sono il culmine, il fulcro di questi eventi. La novità di quest'anno è la possibilità di acquistare i biglietti per il Palio della Balestra e anche per il Palio di Rioni online, attraverso quindi il sito messo appunto a disposizione. Questa è un'importante novità che l'amministrazione comunale ha fortemente voluto. E poi voglio ringraziare tutte le associazioni, le balestriere e sbandieratori, il Teatro Popolare, l'Associazione Rinascimento del Borgo, il Lauro, i commercianti del centro storico, tutte le associazioni di categorie, l'ufficio turistico, e voglio fortemente ringraziare anche le due società rionali di Porta Fiorentina e di Porta Romana, che quest'anno si sono particolarmente impegnate per organizzare il tifo dei due rispettivi rioni. E nella sala del Consiglio Comunale di San Giustino si è tenuto un interessante convegno sul passaggio al fronte, la guerra, le stragi e la lotta partigiana nei nostri territori. Abbiamo raccolto la storia di quei momenti dallo storico Alvaro Tacchini. Vediamo. Il Comune di San Giustino, in collaborazione con ANPI di San Giustino e Citerna, ricorda la liberazione dalle truppe nazifasciste avvenuta 80 anni fa. Il mese di agosto è stato un mese molto pesante anche per la popolazione, perché sostanzialmente San Giustino era una terra di nessuno, cioè non interessava per ragioni primarie agli alleati di entrare in questo territorio, assumere il controllo, e non interessava ai tedeschi difenderlo più di tanto. Quindi è stato un periodo di perlustrazioni da parte delle truppe corazzate alleate in un territorio difficile per le mine, le demolizioni che avevano fatto i tedeschi, che tutti quanti, diciamo così, raccolti sui colli lì di Monte Giove, di Corposano, eccetera, bombardavano così gli alleati. Ecco, in questo contesto c'è la sofferenza della popolazione, quindi colpi di granata che non cadevano soltanto addosso ai soldati, ma hanno provocato diverse vittime a colle. La ribellione di un contadino, Pasquale Crociani, che appunto si è ribellato contro i soprusi dei tedeschi e poi è stato ucciso in uno scontro a fuoco. Il problema appunto delle mine che hanno continuato a seminare morte anche con la popolazione civile.
dopo il passaggio del fronte, e il problema dei danni, se si considera appunto che questo territorio, i tedeschi hanno distrutto tutti i ponti, le strade, ed hanno demolito la Nardi, che era la principale fonte di occupazione. Ed è il lutto, il mondo del giornalismo umbro e in particolare quello eugubino, perché si è spento questa mattina all'età di 83 anni dopo una lunga malattia il giornalista Giampiero Bedini, storica firma della Nazione, tra i fondatori dell'emittente radiotelevisiva Teleradio Gubbio, esempio di stile e passione. A Gubbio in queste ore tutta la comunità lo piange e lo ricorda. E soprattutto immortale resterà la sua voce. I funerali si terranno sabato 31 agosto alle ore 10 presso la chiesa di Sant'Agostino, mentre la camera ardente è attiva da questo pomeriggio nelle sale parrocchiali del chiostro. E questa era l'ultima notizia. Noi vi lasciamo con gli appuntamenti informativi di Teletruria e vi auguriamo una buona serata.